Ciao a tutti e bentornati alla rubrica Due chiacchiere con. Siamo ospiti dell'Humana Rayer Venezia e qui in parte a me Thomas Resso. Ciao Thomas e grazie per essere qui. Grazie a voi. Delle brevi domande. Allora, iniziamo da come mai hai iniziato a giocare a pallacanestro e quando? Io ho cominciato tardi perché in Alto Adige la pallacanestro non era così conosciuta, adesso nell'ultimo periodo molto di più perché Trento sta facendo ottimi risultati nel campionato maggiore. E ho cominciato a 14 anni a Bologna, ho fatto il provino e mi sono trasferito a Bologna. E ero abbastanza alto, a 13 anni ero 1,92 m e per ottobre penso o agosto del 94 ero 1,98 m. Adesso voglio farti sorridere con un gioco. Allora, io ti dirò dei numeri e tu mi dici a cosa corrispondono nella tua carriera. Allora, il numero 5. Coppa Italia vinta. Bravissimo. Numero 7. Campionati e Supercoppe. Bravissimo. E adesso ti dico 2005, cosa ti fa pensare? Giochi del Mediterraneo, oro di Almeria. E? Non lo so. Nel 2005 hai vinto anche la Supercoppa con la Fortitudo. Bravissimo. E adesso ti faccio un'altra domanda relativa sempre appunto alla questione anche della nazionale. Ci sono stati gli europei quest'anno, visti da esterno e da tifoso, come ti sono sembrati? E in effetti era la nazionale più forte di sempre o c'è stata una nazionale secondo te più forte di quella che c'era quest'anno? Beh, come talento penso che quest'anno sia stata insuperabile, cioè tra Gallinari, Bellinelli, Bargnani, Gentile, Hackett, insomma grandissimi giocatori di talento. Ovviamente la nazionale che ricordo io è quella dell'Argento di Atene con giocatori molto talentuosi anche loro, però forse più operai. Basile, Galanda, Ghiaccio, Marconato, insomma tutta gente che l'unico veramente talentuoso era Pozzecco, che era quello un po' diciamo fuori dalle righe con un talento infinito. Invece gli altri erano era gente molto quadrata. Inizierai adesso, anzi hai già iniziato adesso il secondo anno qui a Venezia, come ti trovi, obiettivi? E l'anno scorso potevate dare di più, riuscivate magari a dare quel pizzico in più in gara 7 contro Reggio o avete dato tutto? No, innanzitutto a Venezia mi trovo molto bene, una città con grande ambizione, che ha un programma e insomma c'è gente con tanto entusiasmo. Penso che per quest'anno gli obiettivi sia veramente riconfermare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, ovviamente migliorando di giorno in giorno, migliorando mai qualche risultato, perché comunque in una società ambiziosa che ha un progetto a lungo termine è importante rimanere sempre sul pezzo, rimanere sempre costanti anno dopo anno. E come ho detto, gli obiettivi per quest'anno son questi. L'anno scorso avevamo dato secondo me tutto, anche troppo. Forse non ci si aspettava tutto questo, ma alla fine siamo riusciti a fare una grandissima stagione. Ti faccio una domanda relativa a tutto quello che hai vinto, ovvero intendo campionati, supercoppe, Coppa Italia, l'Eurolega. Cosa differenzia i campionati europei o comunque le competizioni europee da quelle italiane? Se c'è una cosa in particolare? Beh, ovviamente si parlano di squadre dove c'è un budget altissimo, si parla di Mosca, si parla delle squadre turche, si parla delle squadre spagnole. Ovviamente c'è una differenza di budget enorme e poi soprattutto un livello di fisicità e di gioco che è diverso da quello italiano. Thomas, il tempo libero? Cruciverba, leggere, stare con la famiglia. Principalmente quindi se puoi stai con la tua famiglia. Sì, assolutamente sì. Un'altra domanda, sempre per i lettori di Megabasket, una giornata tipo? Una giornata tipo sveglia verso le 8, colazione con i bambini, li preparo per scuola, poi mia moglie li porta, vengo in palestra, a mezzogiorno si finisce, si va a pranzo,
ci fa un riposino prima dell'allenamento pomeridiano e la sera riesco a stare una mezz'oretta con i miei figli ancora, prima di metterli a letto, e poi un po' di divano con mia moglie, TV e cose del genere. Un'ultima domanda, la domanda che nessuno ti ha mai fatto e alla quale oggi puoi rispondere? La domanda che nessuno mi ha mai fatto, non saprei, penso che me l'abbiano fatta tutte con tutte le interviste che mi hanno fatto. Io ti ringrazio, un saluto da Francesco Dal Moro e Thomas Ress per i lettori di Due Chiacchiere Con. Grazie Thomas.